preferenze digitali dei cittadini. Lo sapevi che da quando esistono gli smartphone ci sono, ogni giorno, 5 miliardi di fotografie in più nel mondo rispetto a 10 anni fa? Lo smartphone ha democratizzato il settore fotografico, dato che ogni persona nel suo piccolo è diventata un fotografo. E documenta con i suoi scatti, sia momenti di vita quotidiana che lo riguardano, che fatti, anche storici, che accadono intorno a lui. Dando, inconsapevolmente, in tempo reale, prova tangibile di tutte le cose che succedono nel mondo. Per fare un selfie ci sono gli accorgimenti di cui tenere conto. Bisogna controllare soprattutto la provenienza della luce. E valutare come la luce può arricchire l'immagine o danneggiarla. Ad esempio, la luce frontale può appiattire l'immagine e, la stessa luce, la rende tridimensionale con il gioco delle ombre. In greco fotografia significa scrivere con la luce, a ribadire l'importanza della luce. Bisogna sfatare il mito secondo cui la luce frontale annerisce il soggetto. Se la luce frontale è gestita in un certo modo, può dare origine a delle foto molto belle. Esiste una regola che si chiama regola dei terzi e secondo la quale non è necessario mettere il soggetto al centro della foto ma decentrarlo. In base ai terzi del quadrante si possono esaltare alcune qualità. Questa regola è usata anche in pittura e conoscerla fa guadagnare importanza all'immagine ritratta. Il concetto è quello di posizionare gli elementi più importanti dell'immagine vicino ad una delle linee o su uno dei quattro punti di intersezione della griglia, creando così un forte contrappunto nell'immagine. Le origini della fotografia di massa è attribuita a Mr. Kodak, che è l'inventore della Instamatic. La macchina fotografica di massa secondo la quale bastava inserire il rullino e scattare la foto. Il marketing dell'epoca diceva: e tu scatta la foto, al resto pensiamo noi. L'attrezzatura pesante è importante per documentare gli eventi professionali. Tuttavia lo smartphone è quasi più importante, in quanto consente di disporre di una camera fotografica nei momenti in cui, ovviamente, non si può disporre di attrezzature pesanti e quindi si possono cogliere gli scatti naturali importantissimi. La fotografia alle origini fu osteggiata dai grandi artisti perché non la si voleva elevare al rango di arte. Tuttavia essi stessi si smentivano quando, in una camera buia con un buco al centro, riflettevano immagini esterne e le copiavano usando la tecnica della camera oscura. A chi si chiede se questa eccessiva democratizzazione, in un certo senso, diminuisce la qualità e il livello complessivo della fotografia rispetto al passato. Occorre precisare che le foto dell'epoca erano scattate da professionisti, mentre quelle moderne sono scattate da gente comune, ecco perché può risultare uno scadimento di qualità. Tuttavia oggi si possono vedere delle fotografie di eccellente qualità. Ma se da un lato tutti si improvvisano fotografi, molti di loro non sono all'altezza. Però ci sono artisti che fanno gli scatti e manipolano le immagini con delle app e software, creando dei veri e propri quadri d'autore. C'è da dire che un tempo, per il fatto che ogni foto avesse un costo, le persone erano più attente e cercavano una foto di qualità. Mentre oggi, col digitale, gli scatti non costano nulla e non si fa caso allo scatto e ci può essere uno scadimento conseguente. Quale macchina scegliere? Tecnicamente sono tutte valide, anche le piccole. I pixel non sono importanti. Il sensore di una certa grandezza influisce sulla qualità dell'immagine. Quale scegliere tra reflex e mirrorless?
Le fotocamere reflex utilizzano uno specchio tra l'obiettivo e il sensore, a differenza delle mirrorless che invece sono prive di questo sistema. I corpi macchina delle fotocamere mirrorless sono tipicamente più piccoli e più leggeri. Le reflex tendono a essere più grandi per poter contenere il meccanismo a specchio. Perché scegliere una reflex? Migliore performance autofocus nel rilevare soggetti in movimento. È l'ideale per gli shooting di sport e di azione. Maggiore varietà di obiettivi che è l'ideale per i professionisti. Perché scegliere una mirrorless? Miglior focus di rilevamento e miglior autofocus durante le registrazioni di video. Corpi macchina più leggeri e compatti sono più facili da portare in giro tutto il giorno. E da mettere in valigia e lasciano più spazio per gli accessori. Per quanto riguarda lo smartphone ci sono le app. Le app non sono come Photoshop ma molto di più. Sono degli strumenti con i quali puoi trasformare completamente le immagini. Questo può diventare una forma d'arte. Tuttavia utilizzare lo stesso filtro in tutte le foto così come fa la maggior parte delle persone, non ha senso. Adesso conosci molto di più sulla fotografia. Ha capito che le foto possono essere di più un semplice gioco e come, scattando foto, puoi dare un contributo sociale.